Io vorrei presentare il libro I nostri morti, la casa di tutti, edito nel 1953 da Don Giuseppe Tomaselli. Don Giuseppe Tomaselli nacque a Biancavilla, in provincia di Catania, nel 1902 e morì a Messina nel 1989. Fu un sacerdote salesiano, esorcista e apostolo della buona stampa cattolica. Scrisse un centinaio di libretti e io vorrei presentare proprio questo perché parla delle benedette anime del purgatorio. E una cosa che vorrei anche aggiungere è che c'è un comitato che sta promuovendo la sua causa di beatificazione. E il libro inizia proprio con una sorpresa per Don Tomaselli. Dopo 2 anni e mezzo dalla morte di sua madre, le appare dal purgatorio facendogli sapere che ha bisogno di una messa per poter lasciare il purgatorio. E Don Tomaselli rimane molto stupito perché sua madre, oltre ad essere stata una lui doveva gran parte della sua vocazione sacerdotale a sua madre. E secondo lui sua mamma aveva vissuto una vita cristiana esemplare, messa tutti i giorni, comunione tutti i giorni, il rosario alla mano continuamente, opere di carità, sempre con il desiderio proprio sincero di fare la volontà di Gesù tutto il tempo. E nel letto della morte aveva ricevuto gli ultimi sacramenti. E poté anche offrire gli ultimi momenti di sofferenza a Gesù, e dopo la sua morte il padre Tomaselli fece molti suffragi e si impegnò a fare molte messe e comunioni, preghiere e opere buone per sua mamma. Quindi, quando ebbe questa visione della madre ancora in purgatorio, rimase veramente stupito e decise di scrivere questo libro proprio per far capire come quello che percepiamo noi nella terra come una vita di una persona quasi perfetta, quindi senza, in realtà per la divina giustizia c'è una visione diversa. E poi lui cita anche altri esempi, cita un esempio del Monsignor Marengo, vescovo della diocesi di Carrara, che morì nel 1921, anche lui considerato durante la sua vita un santo, fino a quando apparse proprio alle suore della sua diocesi proprio per chiedere preghiere, perché nessuno stava pregando più per lui, perché tutti davano per certo che lui fosse in paradiso, ma in realtà lui doveva ancora scontare ancora del tempo in purgatorio. E poi cita Don Bosco, che era considerato santo già in vita, e Don Bosco era disperato perché diceva: se qui mi considerano santo, mi lasceranno in purgatorio, nessuno pregherà per me. E poi sì, in questo libretto parla anche di altri santi che parlano del purgatorio, fa testimonianze di anime del purgatorio che si presentano, però io vorrei più che altro parlare dei consigli che lui dà a tutti noi. E lui ci dice che l'esame di coscienza quotidiano, dovremmo sempre continuamente farci un esame di coscienza e con la sincera intenzione di non peccare mai più. E poi pregare per tutti i defunti continuamente affinché siano sciolti i loro peccati, quindi non pensare, non avere il pensiero che bastano solo alcune messe, ma dovrebbe essere compito nostro in vita continuamente pregare per loro.
Poi ci fa sapere che è Dio stesso che dispone delle messe che noi chiediamo in suffragio dei nostri morti. Magari noi chiediamo delle messe per un nostro caro, però Dio stesso decide di far valere queste messe per anime che ne hanno più bisogno, e quindi il nostro caro ne riceve solo una parte. E poi si parla anche lui di l'importanza delle messe gregoriane, rosario, però ci dice di pregare spesso, una preghiera molto corta che dice: Eterno Padre, vi offro tutte le messe celebrate e quelle che si celebreranno fino alla fine del mondo, in suffragio delle anime del purgatorio. E poi parla di questo atto eroico che sarebbe il cedere tutti i meriti che noi abbiamo raccolto durante la nostra vita e offrirli alle anime del purgatorio. E questo è quello che io ho estrapolato come parte importante. Molto interessante, perché ciascuno di noi pensiamo che è sufficiente fare qualcosa per le anime del purgatorio, e ci rendiamo conto che questo sacerdote, no, Tomasini, ha celebrato tante sante messe e ha fatto tante cose per la sua mamma, e anche così anche ancora mancava una santa messa o mancava qualcosa. Ciò vuol dire che noi non dobbiamo accontentarci mai con quello che facciamo, sempre di più, perché queste anime del purgatorio. E anche dobbiamo capire un po', offrire queste cose banali durante il giorno, come la pulizia della casa, come le cose, cucinare, andare alla cucina e fare la spaghettata, non lo so, qualsiasi cosa che tu sembra che un po' noiosa, anche andare a fare le spese, anche la fatica di portare su e giù le spese, offrirle, sono piccolini, ma con cose come un amore per le anime del purgatorio. E anche vi auguro che pensate anche a queste preghiere, che sono Rosario, la Divina Misericordia. Padre Pio pregava come una trentina di rosari al giorno, e gli chiedevano molti: quando ce l'hai tempo? Perché durante il giorno stai facendo sempre, sempre le confessioni. Gli ha detto: la notte per che cosa è? Per pregare. Lui faceva la notte tanti, tanti rosari. Per questo la santità fa che non ti accontenti con poco e ti dai ogni giorno di più a Dio. Certo, le sante messe, ricordatevi delle sante messe, di andare a un sacerdote, chiedere la gregoriana, 30 sante messe che sono molto importanti, del Papa Gregorio, celebrare per i defunti, per un defunto, 30 sante messe consecutive, e anche come tutti i digiuno, il digiuno che aiuta moltissimo, tanto nella tua forma di crescere spiritualmente, ma anche per le anime del purgatorio, cioè offrirle per loro e rinfrescare. E ricordo anche una cosa di Maria Sima, che diceva che i sacramentali aiutano molto anche l'anima del purgatorio. Diceva che mettere un vaso di acqua benedetta per le anime del purgatorio è rinfrescante per loro. Accendere una candela per l'anima del purgatorio, anche quello è luce, perché loro stanno nell'oscurità e hanno bisogno di questa luce, e noi dobbiamo mantenere queste candele anche in casa. Incenso, anche quello, il profumo, anche li aiuta a loro e a dare gloria a Dio anche di questa forma. Sono mille e mille forme di aiutare le anime del purgatorio, con il rosario, via crucis, le preghiere del 24 ore della passione di Luisa Picarretta e altre cose che si possono fare. Io vi auguro che aumentate l'amore alle anime del purgatorio dopo aver sentito queste parole. Cercate questo libro se lo potete trovare, se no avete sentito questa esperienza. E ringraziamo Cristiana per questa
sintesi di questo libro e ci auguriamo che sia un santo, questo sacerdote pronto. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, la benedizione di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.